Mafalda da Bologna, stai zitto, Mafalda da Bologna. Buonasera, sor Crozzani. Sì. Io sono la compagna di Oscar. Sa quello dei ghiaccioli di ieri sera? Ma quello dei ghiaccioli con quello l'urina. Quello che beve l'urina. Quello. Mafalda, ma è vero o non è vero? Io non sono per niente d'accordo con sta cosa. Beh, ho capito, ma li ha fatti sti ghiaccioli con l'urina o no? Ma certo che li ha fatti. Ho capito, voleva metterli in freezer. Invece? Ma non c'è alito. No. Ma io li ho fatti mettere nel freezer dell'ufficio. Ah, li ha ci mancherebbe altro. Ma scusi, ma li voleva anche glieli voleva offrire? No, sì, no, beh, insomma, sì ho provato, no? Ma io non voglio. Beh, anche perché non sono d'accordo. Beh, questo lo capisco, però lo dica lui, però ci chiama noi, capisco che ormai è un dramma nazionale quelli che vengono al BB, però scusi, ma Falda, dico perché voi invitate delle persone strane, degli ospiti deleteri. Beh, deleteri, adesso delle famiglie, questo un po' è vero. Nelle persone sì, malate, dice lei, malate. Questo un po' è vero. No, questo è vero assolutamente, tant'è che ci hanno accusato di invitare dei mostri, dei pervertiti, il signor Lerner ci ha accusato dall'alto della sua scienza, questo dire, è vero. Questo che beve, questo che chiama, fa, anche la moglie è d'accordo, evidentemente pervertito non lo no, so. Non è d'accordo. Qualche stranezza ci sarà, però. Non è no. D'accordo. Scusi, ricapitoliamo la situazione. Allora, Oscar ci ha chiamato ieri dicendo che dopo le lezioni di urinoterapia qui tenute dal professor Vanoli, tenute qui in questa sede, ha cominciato a fare i ghiaccioli con il piscio, giusto? Signora Mafalda, lei e sua moglie gli ha proibito di tenere questi ghiaccioli nel frigo di casa. Anche se poi in realtà i ghiaccioli nel frigo di casa non è che fanno niente di particolare. Ma puzzava. Però non è che mi piaccia molto. Ma puzzavano sti ghiaccioli? Puzzavano sti ghiaccioli? No, perché poi col freddo. Però non voglio mica saperlo. No, li tengo in ufficio. Ma gliele ha offerti, ha detto prenda anche lei, succhi pure lei. Gli offerti hanno detto che fanno tanto bene, che fanno passare l'herpes. Però quando lui torna a casa sì, io gli faccio trovare un bel bicchiere sì, di acqua, aceto, un bel gargarismo e poi un bacino. Però prima il gargarismo, prima il gargarismo, no. la cura, la depurazione, sì, diciamo, no? Sì, sì, poi dopo la depurazione. Mamma mia, che situazione, quello, che situazione drammatica, che situazione. Famiglia, e dopo ragazzi, un bacino. Che situazione drammatica, guarda, che situazione, che so, tutta così, colpa nostra, lei ha ragione. Però è contento, tu. È contento, sarà contento lui, contento lui che ha fatto i ghiaccioli. Poi insomma, poi funziona, bravo, cioè voglio dire, non ha avuto dei risultati buoni. Vabbè, grazie. Ma dove, in che campo risultati buoni? Non capisco. In che campo? In un campo, in una stanza. Vabbè, grazie, Mafalda.